no, perché anche stavo era le 6 in botte, stavo Corsa come collabora Bruno Locchetti come vice. La giuria è presieduta da Ciabattoni Nicolino, che poi presenterà i suoi collaboratori. E, due parole prima di iniziare la riunione a Maurizio Minnucci. Io devo ringraziare solo della presenza, spero che vada tutto bene e che i ragazzi si divertano, perché lo scopo principale era questo. La gara è stata fatta soprattutto per non far fare molta strada alle società, perché le gare non ci sono in giro, quindi abbiamo cercato di organizzarla qui e fare il meglio possibile. Il percorso è un percorso che riprende un po' il tratto della Diego Schiaroli, il primo tratto, diciamo, percorso di 53 km con... Nuova spiga aurea, Simone, i numeri che seguono immediatamente quello della tradizionale edizione del Trofeo della Liberazione del 25 aprile, oltre spesso presente qui. Pianello, gruppo sportivo Pianello, dedicate a della società ciclistica Recanati, che Liberti, Christopher, bellissimo rispetto poi per la foto di gruppo, e anche Rossi, Eroli, Massimiliano Presutti, Raffaele Zurri del settore ciclocross quando era esordiente, poi il bis, forte braccio prima di arrivare alle finestre. Attenzione ragazzi, direttori sportivi, il servizio del cambio ruota viene effettuato esclusivamente a destra. Circuito di 6 km e 700 metri che viene ripetuto. Della Fiumicinese numero 47, ovviamente c'è bisogno immediatamente della reazione del gruppo a scambire. Qui abbiamo la volata per il primo traguardo volante, volata per il primo traguardo volante, porta il numero 44, che ha la meglio Mattia Nocentini, il traguardo volante a scambire l'andatura, una maglia del pedale Chiaro Vallese, abbiamo visto la maglia della Fiumicinese davanti con il numero 50, è Mattia Casotei della Polisportiva Fiumicinese ad aggiudicarsi il prossimo, ultimo giro del trofeo Gruppo Sportivo Pianello, trofeo classica partita con il gruppo compatto all'inizio dell'ultimo giro, vedremo se in questi 6 km e 700 metri. Di grande qualità, composto di grande tecnica da ragazzi sicuramente di San Mauro Pascoli, e quella del 25 aprile al Trofeo della Liberazione di Chiaravalle, Filippo Dignani della Scappa Cronica di Borrovalle. Filippo Dignani riceve il trofeo Plastica Valmisa dalle mani del presidente della Federciclismo, arriva anche la medaglia in ricordo di Diego Schiaroli, e la miss non è un gran i social, ricordiamo poi Rossi con Rossi. Mi raccomando Rossi.